Si è svolta martedì sera presso la Saletta Mascagni del Teatro Mercadante di Cerignola nel Foggiano l'iniziativa voluta dall'assessore alla cultura del comune Giuliana Colucci in ricordo di Pinuccio Tatarella, a 80 anni dalla nascita e a 17 anni dalla morte. Il ministro dell'Armonia è vivo più che mai nel cuore della collettività cerignolana. La serata è stata aperta da un intervento del direttore artistico del Teatro Mercadante, Rosario Mastroserio, che ha voluto impreziosire la serata con un intervento in cui si è alzata forte e possente la voce del soprano Pier Raffaele, che accompagnato da Francesco Re Davide ha eseguito due arie liriche molto applaudite dal pubblico. Introdotti da Natale Labbia, vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti pugliesi, hanno parlato l'assessore Colucci, che ha spiegato le finalità dell'iniziativa, mettendo in evidenza che il compito di questa amministrazione è ricordare quei cittadini che hanno dato lustro alla nostra città. Pinuccio è stato un grande uomo e di cui Cerignola è fiera, sia per la sua lealtà politica e anche per la modernità della stessa. Il sindaco Franco Metta ha ricordato quanto sul piano culturale la sua capacità intellettuale ed autorevolezza incise tantissimo al paese. Sapeva quanto accadeva a Cerignola e ci voleva una rinascita su tutti i fronti. Il fratello di Pinuccio, Salvatore Tatarella, ne ha ricordato gli aspetti meno noti, comprendendo quella capacità e il seguire la politica del fratello. Con attenzione, ogni sua parola o commento veniva interpretato con rispetto e senza mai trascendere. Infine, la professoressa Angela Filipponio Tatarella ha detto poche ma significative parole, ringraziando la città di Cerignola per avergli trasmesso una emozione così intensa. Mimmo Siena, Speciale News dal Teatro Mercadante, Cerignola, Foggia.